titolo dell'intervento incamminarsi verso forme di collaborazione tra settore profit e non profit. E allora io sto al tema che mi è stato assegnato e prendo le mosse da questa considerazione, che la distinzione tra for profit e non profit non è nata in Italia, è una distinzione nata negli Stati Uniti d'America. In Italia la distinzione analoga, ma non simile, è quella tra imprese civili e imprese incivili. L'impresa è civile quando include nell'attività economica e nel processo lavorativo tendenzialmente tutti. L'impresa è incivile quando invece tende ad escludere. Questa appartiene alla nostra tradizione culturale. L'impresa, nella tradizione italiana, non ha mai avuto come unico scopo quello della massimizzazione del profitto, ma quello di includere. Ovviamente non tutte poi si sono comportate in maniera civile, ed ecco perché si parla di imprese incivili. Ma la distinzione profit-non profit è nata in America. Perché? Ma perché in America, chi conosce un po' della storia americana, sa che l'impresa capitalistica americana è nata per raggiungere un fine unico, la massimizzazione del profitto. E quindi nella esperienza americana l'inclusione non è effettuata dalla singola impresa, ma è effettuata dal mercato, cioè l'inclusione delle persone, sostanzialmente dare il lavoro a tutti e garantire a tutti un livello decente di benessere, è compito del mercato. Nella tradizione nostra, a partire già dal 1400, e voi dovreste saperne qualcosa, perché l'Umbria, assieme alla Toscana, è stata la culla di questa tradizione, era compito dell'impresa realizzare il processo di inclusione. E nell'esperienza americana, come ricordavo, è il mercato che garantì. Ecco perché il mercato, come chi sa un po' della storia dell'antitrust, deve essere competitivo. E per favorire questo, ecco che si è dato vita al non profit. Cioè le organizzazioni non profit in America, che sono tantissime, sono nate non tanto per realizzare obiettivi di produzione, ma per facilitare l'inclusione di coloro i quali cercano lavoro, cercano questo, la casa, eccetera, attraverso il meccanismo di mercato. E quindi, per concludere, il non profit americano non è mai stato imprenditoriale. Non è mai stato. Le fondazioni non sono imprenditrici. Le fondazioni ricevono dei fondi dalla filantropia o da altre fonti e redistribuiscono. Quindi il non profit americano ha sempre avuto funzioni redistributive. Nella nostra tradizione italiana, invece, ha sempre avuto una funzione produttiva. L'equivalente del non profit americano da noi ha sempre prodotto. E pensate voi alla storia dei secoli passati, quando sono nate, a cominciare dai Monti di Pietà, il primo dei quali, come sapete, nasce a Perugia nel 1462 e di lì a poco si diffonde, ma per arrivare all'Ottocento, la fondazione delle casse rurali, pensate alla creazione dei primi ospedali, cioè le organizzazioni che operano e che sono equivalenti al non profit americano hanno sempre realizzato funzioni produttive, creazione di valore, non così in America. Ovviamente una parentesi a sé vale per la Francia, perché in Francia l'espressione profit o non profit non è mai esistita. Loro hanno coniato l'espressione terzo settore, che in francese è troisième secteur. Voi sapete chi ha coniato questa frase, terzo settore? È stato Jacques Delors, che è tuttora vivente, che poi diventerà presidente dell'Unione Europea, in un saggio del 1981-82. E qual è il senso del terzo settore francese? Il senso è quello di vedere le organizzazioni, bisogna dire di terzo settore, come appoggio o braccio operativo della pubblica amministrazione, perché la Francia ha una tradizione, come voi sapete, molto statalistica. Chi ha studiato la storia di Francia sa lo Stato francese, la burocrazia francese
è di efficienza medio alta, eccetera. Quindi le organizzazioni non profit, l'equivalente delle organizzazioni non profit, hanno sempre avuto questo rapporto privilegiato con la pubblica amministrazione, ed è questo il motivo per cui Jacques Delors le ha denominate terzo, perché terzo vuol dire che occupa il terzo posto. Il primo settore è il settore pubblico, il secondo è il settore privato formato dalle imprese che operano per il profitto, e infine c'è questo terzo settore, che poi prenderà nomi dal volontariato e via discorrendo, che però deve operare sotto l'ala o la cappa protettrice della pubblica amministrazione, centrale o locale che sia. Quindi, come vedete, tre sono le tradizioni, quella anglo-americana, quella francese e quella italiana. Ma noi italiani, perché siamo italiani, ce lo dobbiamo dire, dobbiamo sempre andare a rimorchio degli altri. E quindi il risultato è che da noi sono arrivate le espressioni che non sono tipiche della nostra cultura. È entrato il non profit, è entrato terzo settore e così via. Ma se uno fosse di palato fine, direbbe: ma cosa c'entrano queste espressioni con le nostre radici culturali, con le nostre matrici? Perché è così, perché noi italiani, ce l'aveva detto già Giacomo Leopardi, il famoso saggio sui costumi degli italiani, Leopardi era molto intelligente, fine 700, inizio 800, dice: gli italiani hanno questa tradizione, questa pessima abitudine della esterofilia, tutto quello che fanno fuori deve essere considerato superiore a quello che facciamo noi, quando invece, voi sapete, è vero il contrario, perché sono gli altri che imparano da noi, ma noi non sappiamo valorizzare le nostre peculiarità. Ora, quello che ho detto è stato vero sì, ma non molto tempo fa. Qual è la novità dell'ultimo ventennio, e forse anche meno? Che per tutta una serie di ragioni si è messo in moto un meccanismo di convergenza, e questo è un fatto positivo. Convergenza tra la linea anglosassone, anglo-americana, quella francese e quella italiana. E questo direi è un tratto molto positivo. In che senso la convergenza? Nel senso che la esperienza italiana ha finito col contagiare sia l'esperienza francese sia quella americana. Voi sapete benissimo che quando si parla di bisogna dire terzo settore, ma non posso dirlo dopo quello che ho chiarito, quando si parla di organizzazioni della società civile italiana, il riferimento è alle associazioni di volontariato, e questo direi che lo accetto, ma soprattutto alle cooperative, le cooperative sociali. Voi sapete, no, che le cooperative sociali sono state inventate da noi. All'estero ancora oggi non riescono a capire cos'è la cooperativa sociale. La cooperativa la capisco, perché già all'inizio, primi decenni dell'Ottocento, da prima in Inghilterra e poi anche negli Stati Uniti, arrivarono con non molto successo le cooperative. Provate voi a spiegare agli stranieri cos'è la cooperativa sociale, non la capisco. Bisogna dargli dei pugni in testa e dopo la capisco. Perché, sì, perché bisogna picchiare un po', perché altrimenti quando uno è testone. Non è che siano testoni, è che non hanno quel minimo di umiltà di ammettere che gli italiani possano inventare qualcosa di veramente tipico. Perché voi sapete che la cooperativa sociale è cominciata in quel di Brescia, è nata in quel di Brescia nel 1971, anche se la legge che la regolamenta è del 1991. Quindi la legge è arrivata 20 anni dopo che già nel centro-nord dell'Italia esistevano con grande successo i risultati delle cooperative sociali. Poi pensate all'impresa sociale. L'impresa sociale, oggi se ne parla in Europa, ma l'impresa sociale è una nostra invenzione. Pensate, per fare un altro esempio, alle quelle forme che noi chiamiamo le casse rurali, che oggi sono le banche di credito cooperativo. Quella è un'altra. In effetti c'è un po' di disputa, perché sembra, e in effetti è vero, che da un punto di vista storico siano stati i tedeschi, Raiffeisen, però le Raiffeisen non hanno svolto lo stesso ruolo delle nostre casse rurali. Le nostre casse rurali iniziano negli anni 80 dell'Ottocento a Loreggia, vicino a Padova, e poi si diffondono e così via. Quindi è accaduto che questa operazione di contagio ha fatto sì che anche in un paese come gli Stati Uniti il mondo del
non profit americano, ha cominciato a scimmiottare il nostro mondo delle organizzazioni del terzo settore, e cioè diventare un polo produttivo. A cosa faccio riferimento? Due o tre riferimenti. Voi sapete che l'espressione responsabilità sociale dell'impresa è stata coniata in America, 1954, un economista non particolarmente noto americano che si chiamava, che è scomparso, Howard Bowen, scrive un saggio sull'American Economic Review in cui dice: è giunto il momento in cui le imprese, imprese americane, che fino ad allora vedevano solo il profitto e basta a qualunque costo, si devono socialmente responsabilizzare. Questo è interessante. Sapere che questo movimento di idee della responsabilità sociale delle imprese si era atto in America, ed era ovvio. In Italia non c'era bisogno che nascesse, perché come ho detto in apertura, in Italia c'è sempre stata chiara la distinzione tra imprese civili, quindi socialmente responsabili, e imprese incivili. Ecco perché gli americani hanno dovuto coniare questa espressione, perché per loro evidentemente era qualcosa di nuovo assoluto, tant'è vero che questo saggio di Bowen venne criticato per un ventennio in America. Gli altri economisti, in particolare Milton Friedman, il fondatore della scuola di Chicago, scomparso il premio Nobel, molto bravo, ma uno dei capi del pensiero neoliberista, lo ha preso in giro questo poveretto, gliene ha detti tutti i colori, dice: ma tu non capisci niente, eccetera. Poi alla fine anche Friedman si è dovuto ricredere e in un certo senso ha chiesto scusa. È interessante leggere questi episodi, che quando nel 54 Bowen tira fuori questa idea, per almeno 20 anni nessuno se ne fa caso, e poi e da allora invece è diventato una cosa comune. Ma soprattutto, venendo più vicino a noi con il tempo, pensate a quell'altra figura, questa veramente originale, introdotta in America nel 2010, che è la figura della Benefit Corporation. La Benefit Corporation è un'invenzione americana 2010 e noi italiani abbiamo introdotto nella nostra legislazione nel dicembre scorso, quindi 10 mesi fa, l'equivalente con il titolo di società benefit. Quindi le società benefit corrispondono alle Benefit Corporation americane, e noi italiani siamo stati finora il secondo paese al mondo ad avere questa figura giuridica nuova, che non era mai. Cos'è la Benefit Corporation? In italiano la società benefit è un'impresa, quindi un'impresa che persegue un duplice obiettivo: l'obiettivo del profitto e l'obiettivo di utilità sociale. Cioè l'impresa che accetta per sé lo statuto di benefit corporation in americano deve dichiarare nel proprio statuto che produce l'acqua minerale da vendere per fare profitto, e contemporaneamente sceglie come suo terreno di applicazione del principio dell'utilità sociale, ad esempio, la gestione di un ospedale, di una scuola, i beni culturali, i beni ambientali, ognuno è libero di scegliere. Attenzione, questa non è la filantropia di impresa, che esisteva da sempre, sempre esisterà, perché la filantropia di impresa vuol dire che a fine anno l'imprenditore sgancia dal proprio bilancio dell'esercizio, se ha ovviamente profitto, una parte per destinare a scopo. Quella va bene. Qui stiamo parlando invece di un'attività produttiva. Quindi vedete che il germe italiano è attecchito in terra d'America, e loro hanno cominciato a capire un po' della distinzione tra imprese civili e incivili. Tant'è vero che oggi, se voi parlate di civil economy in America, la capiscono molto meglio in Italia. Perché? Perché noi in un certo senso ce l'abbiamo nel nostro DNA. Per loro invece è una grande novità. Ecco allora il punto di convergenza, e dicevo la tendenza alla convergenza, che è un fatto positivo. Tra le due sponde dell'Atlantico si è messo in moto un ventennio fa questo modo di interagire. Al tempo stesso è anche vero che il nostro mondo delle organizzazioni della società civile ha tratto beneficio da questo contagio, perché ha imparato meglio cosa vuol dire essere efficienti,
cosa vuol dire avere un management capace di non sciupare le risorse e di ottenere il meglio dalle risorse disponibili. Quindi, come in tutti i processi di contaminazione virtuosa, non c'è solo uno che dà e l'altro prende, ma c'è una reciprocità implicita. E questo ovviamente non può che essere salutato con soddisfazione da parte di chi ha a cuore il raggiungimento di equilibri sociali più elevati rispetto al passato. Ora, se le cose stanno in questi termini, allora, per quanto riguarda la nostra realtà italiana, che cosa occorre fare? Quali sfide occorre raccogliere e possibilmente vincere per, da un lato, accelerare questo processo di convergenza di cui ho fatto parola poc'anzi, e dall'altro per far sì che anche le nostre realtà, che continuiamo a chiamare del terzo settore, ma che non ha quel senso questa espressione perché noi non siamo in Francia, perché possano ulteriormente compiere un passo avanti. È chiaro che la risposta a questa domanda porta pari pari all'accettazione di un principio che è di grande momento, che è il principio della biodiversità economica. Ora, il concetto di biodiversità noi l'abbiamo sempre applicato al mondo animale e vegetale. Ci sono tante razze di animali, tante razze di piante, e tutti sanno che la biodiversità è un valore, perché garantisce la dinamica evolutiva, eccetera. Ecco, la novità di questi tempi è che finalmente si è cominciato a capire, è rimasto solo qualche testone, i testoni ci sono sempre, sempre ci saranno, cioè quelli che rimangono poi indietro, ma sono una minoranza. Si è cominciato a capire che la biodiversità è un valore anche nella sfera economica. Cioè dire, si è cominciato a capire che ciò che caratterizza l'attività imprenditoriale non è tanto il fine, se questo è il profitto o non il profitto, ma è la creazione di valore. Imprenditore è chiunque crei valore. Poi, se qualcuno crea valore per intascarsene i profitti e tenerseli, sarà evidentemente un particolare tipo di impresa che chiamiamo, per comodità di riferimento, impresa capitalistica. Ma ci sono altri soggetti che creano valore con un fine diverso da quello della fruizione dei profitti, e queste sono le imprese sociali, le cooperative sociali, certe espressioni delle APS e via discorrendo, cooperative, eccetera. Quindi questa è oggi la grande novità. Pensate, per gli americani è stato un grande passo avanti. Il famoso articolo di Michael Porter e di Kramer, pubblicato nel 2011 sulla Harvard Business Review, che è il GOTA, eccetera, loro per la prima volta hanno dovuto ammettere, e direi che Michael Porter, che è il guru degli studi di management americani, ha dovuto dire: io stesso mi sono sbagliato, perché ho sempre pensato che fare il manager, fare o gestire una corporation volesse dire massimizzare il profitto. No, l'obiettivo è massimizzare il valore aggiunto. Poi questo valore aggiunto si può trasformare in profitto privato e allora appartiene a quella categoria, ma può trasformarsi anche. E quindi qual è la novità? Che tu non puoi più dire che le organizzazioni della società civile sono un terzo settore. Ma quale terzo? Ma come si fa a accettare un'offesa di questo tipo? È offensivo. Io ho sempre operato nel cosiddetto terzo, e mi sono sempre arrabbiato quando mi dicevano terzo cosa. Dico, vogliamo fare una sfida sul piano dell'efficienza, vedere chi è primo, secondo, terzo. Questo è il punto, dobbiamo rifiutare questo, perché questo ci mette in una condizione di sudditanza di cui, adesso dirò qualche parola, stiamo soffrendo potentemente, soprattutto in questo momento in Italia. Ecco, allora ritorno alla domanda: cosa fare oggi per accelerare questo processo? Primo, è necessario che si riveda tutta la teoria dell'organizzazione dell'impresa, e su questo la responsabilità della categoria a cui io appartengo, quella dei docenti universitari, è grande. Noi andremo all'inferno se continuiamo in questa maniera. Perché? Non perché sbagliamo, ma perché per pigrizia, e qualche volta per interesse, bisogna dire, ma più per pigrizia mentale,
continuiamo a insegnare che c'è solo un modello di organizzazione di impresa, quel modello che a suo tempo, a partire da Taylor, l'ingegner Taylor, 1911, è stato pensato in applicazione per l'impresa di tipo capitalistico, quella che massimizza il profitto. Io spero che di voi ci sia qualcuno che abbia studiato teoria del management, eccetera. Sono tutte modelli, teorie che hanno nel sottofondo questo obiettivo: devi comportarti così e cos'ha per massimizzare il profitto. Ma io dico, ma se il mio fine non è di massimizzare il profitto, perché mi vuoi costringere ad applicare quel modello? Provate a rispondere a questa domanda. Cioè, se accettiamo, come ormai ho detto prima e accettato, che fare impresa vuol dire creare valore, indipendentemente dal fine che il singolo persegue, tu non mi puoi obbligare a me, che sono una cooperativa sociale, di adottare un modello di management che è stato pensato per quell'altro tipo di impresa. Questo è immorale, oltre che essere irrazionale. Mi dispiace, ma è così. E noi professori siamo responsabili, perché alimentiamo queste dicerie, queste sciocchezze. E soprattutto in Italia, invece in America stanno già cambiando. Questo è il paradosso, perché gli americani, che sono pragmatici, quando fiutano che il vento cambia direzione, fanno presto a cambiare, capito? Non sono attaccati a degli schemi, eccetera. Ecco allora il primo impegno che riguarda soprattutto in questo caso il mondo della produzione culturale, quindi dell'università. E qui, come è stato ricordato, in questo progetto l'università ha giocato e sta giocando un ruolo importante. Cioè, bisogna spiegare che la scienza del management non è neutrale, uguale per tutti. Tu non puoi applicare gli stessi schemi manageriali a tipi diversi di impresa se accetti il principio della biodiversità. Se uno non lo vuole, è libero di non. Però deve avere il coraggio in pubblico di dire: io sono contro la biodiversità economica. Per me esiste un solo tipo di impresa. E Friedman e tutti la sua scuola di Chicago dicevano così, almeno loro onestamente ammettevano. Poi si sono ricreduti, però almeno sono onesti. Cioè non deve passare la linea che le tecniche del management sono neutrali. Sapete, neutrali vuol dire indipendenti dalla natura del tipo di impresa alla quale quelle tecniche si devono applicare. E questo quindi è un impegno, adesso non spendo altre parole perché non penso che qui siano tutti accademici, ma che nei luoghi opportuni si è già cominciato a fare, e il mio invito è ad accelerare questo processo. Certo, bisogna studiare, bisogna mettersi a pensare e dire: io devo dare dei consigli al direttore o al manager o al capo di una cooperativa sociale, di un'impresa sociale o di una società benefit, mi devo sforzare di insegnargli qual è il modello organizzativo adeguato allo scopo, ed è possibile tirarlo fuori. E quindi, come ho detto, una responsabilità enorme, cioè, perché su questo fronte noi italiani siamo molto indietro. Guardate quanti sono i corsi di laurea in Italia, tutta Italia, che si occupano di queste cose. Due, sono due in tutta Italia. Non singole materie, quelle ci sono, perché ci sono professori. Io parlo di corsi di laurea, cioè corsi di laurea magistrale, di due anni, ce ne sono due in tutta Italia. Allora voi capite che non c'è una sufficiente produzione di pensiero pensante. Una seconda è quella, una seconda direi sfida che occorre raccogliere e vincere, è quella che riguarda il rapporto tra appunto organizzazioni della società civile e pubblica amministrazione. Io ho ascoltato con grande piacere le parole della vice sindaco Francesca, che ha detto che adesso per il piano è condiviso. Esatto, questa è la linea, perché voi sapete che altrove in Italia, fino a tempi, manco forse tuttora, l'approccio dominante è un altro, è l'ente pubblico, ad esempio il comune, che decide le priorità, decide le priorità degli interventi, decide quante sono le risorse a disposizione e poi, per la loro traduzione pratica o implementazione, stabilisce accordi con i soggetti della società civile organizzata.
Questa evidentemente non è il modello verso il quale dobbiamo andare, se vogliamo tenere fede al punto di partenza da cui ho preso le mosse. Bisogna attuare quel principio che, come è stato ricordato, ormai si chiama e circola, e sussidiarietà circolare. Cioè nel modello di sussidiarietà circolare, gli enti pubblici che hanno una funzione chiaramente fondamentale, qual è? Di garantire l'universalismo, che non è una cosa di poco conto, ma devono, assieme agli altri soggetti, sia del mondo cosiddetto for profit, bisogna sempre dire così, cosiddetto, e non profit, sia per la definizione, la coprogettazione e per la coproduzione. Non basta coproduzione, bisogna fare anche la coprogettazione. Perché? Perché per stabilire le priorità è ovvio che ci vuole un rapporto di tipo dialogico che, nel rispetto delle specifiche e competenze e, diciamo, titolarità, faccia emergere le soluzioni migliori per il bene comune. Questo è il punto. Quindi anche su questo fronte un passo decisivo va fatto. Io lo so che in diverse realtà italiane, Terni è una di queste, si è molto più avanti rispetto ad altre. In Trentino, è forse più avanti di tutti, e si capisce anche perché la natura di quella provincia, che gode di autonomia speciale, e anche le condizioni oro idrografiche di quella delle vallate, sostanzialmente li ha messi nella condizione che nessun sindaco può dire io decido da solo, sarebbe un disastro, perché c'è un problema di conoscenza, c'è un problema di conoscere dove sono le aree di maggior bisogno. Come fa uno che sta in ufficio a sapere se in una certa città quali sono i bisogni emergenti e soprattutto quelli più urgenti? Per saperlo dovrebbe incaricare un team pagandolo per avere queste informazioni. Capite subito le implicazioni. Ecco, allora occorre accelerare il processo verso l'attuazione pratica del principio di sussidiarietà circolare. Perché la sussidiarietà orizzontale e verticale vanno bene, ma non basta. Io lo dico da sempre, perché la sussidiarietà orizzontale da sola non garantisce l'universalismo. Sapete cos'è l'universalismo? Cioè parità di trattamento a tutti i cittadini. A me dà fastidio che qualcuno tiri fuori che anche nell'ambito del sociale bisogna distinguere. Distinguere niente, perché di fronte a certi bisogni della umana condizione non si può distinguere tra chi ha gli occhi azzurri e gli occhi neri o marroni. Qualcuno dice facciamo i cosiddetti due livelli, dico bravo, il welfare state uguale per tutti, quindi un welfare povero, poi facciamo il secondo livello per quelli che ce lo possono pagare. Capite? Questa è una linea che evidentemente è molto coltivata da alcuni centri di riflessione, eccetera. Io rispetto tutti, però devi avere il coraggio di dire che questa linea, se vincesse, spaccherebbe il paese. E un paese come l'Italia, spaccato, pone problemi, perché poi la gente protesta, va in piazza e spacca tutto davvero. Quindi bisogna stare attenti quando si fanno certe proposte che appaiono soddisfare la condizione di efficienza, ma non tengono conto degli effetti indiretti che si vanno a produrre sul tessuto sociale. Ecco perché la sussidiarietà circolare, a mio modo di vedere, non ha alternative. Ci vorrà ancora del tempo, degli anni, ma non ci sono alternative, perché chi conosce la situazione della finanza pubblica da un lato e come la pluralizzazione delle forme di intervento dall'altro, sa che non c'è alternativa alla implementazione del welfare generativo. E per fare il welfare generativo, che è il welfare non più assistenzialistico, c'è bisogno di sussidiarietà circolare, che è lo strumento attraverso il quale si può realizzare appunto il modello di welfare generativo. Una terza è quella che riguarda propriamente il tema, se volete, più spinoso, che è quello della finanza. E qui il nodo va sciolto, perché voi capite che le imprese cosiddette for profit hanno a disposizione il sistema bancario, la borsa valori, e poi hanno a disposizione i paradisi fiscali. Sapete cosa sono i paradisi fiscali, dove la gente porta i soldi così non paga le tasse, eccetera. Ho visto l'ultima volta i Panama Papers, la lista
in quella lista non ho visto i vostri nomi, vuol dire che siete esenti, da... però è un problema molto serio, più serio di quanto la si crede. E il mondo, le imprese che noi chiamiamo appunto civili e che non vogliamo ancora chiamarle non profit, non hanno accesso alla finanza in condizioni di parità. E allora come si fa a volere la biodiversità se noi discriminiamo? Perché questa è discriminazione. Voi direte, ma com'è che fino adesso questo problema non si è sentito più di tanto? Per forza, perché come tutti sappiamo la pubblica amministrazione, soprattutto gli enti locali, avevano un sufficiente ammontare di risorse finanziarie per realizzare. Ma la situazione della finanza pubblica, tipicamente italiana, ma anche quella di altri paesi, basta vedere anche quello che sta avvenendo nei paesi nordici come la Svezia, la Norvegia, voi vedete che le risorse a disposizione degli enti locali calano. E allora qui bisogna affrontarlo, non si può essere, come dire, così ingenui da pensare che questo non sia importante. Se noi non risolviamo il problema di come finanziare i progetti di quei soggetti che si chiamino cooperative sociali, imprese sociali, eccetera, che vogliono produrre negli ambiti di loro afferenza quei beni e servizi per i quali sono vocati, per i quali hanno una vocazione, questi rimarranno soldi nel cassetto. Ecco perché oggi il tema della finanza è più, molto più importante di quanto non si creda. Perché fino a anni recenti, lo dico per l'ultima volta, c'era la cappa protettrice della pubblica amministrazione, che in qualche modo riusciva, ancora un po', però sempre meno rispetto all'entità dei bisogni da soddisfare. E allora qui nascono, c'è bisogno di un sussulto di creatività. Siccome a noi italiani non manca la creatività, dobbiamo riuscire a trovare la soluzione anche a questo problema, che qualche tempo fa si era avanzata la proposta di creare una borsa sociale, cioè una borsa valori parallela a quella che sta a Milano per intendersi, che è invece la borsa valori per le imprese for profit. Se qualcuno ha detto che non era benissimo, non stiamo a discutere, però non si può non affermare il principio che se vogliamo la biodiversità dobbiamo dare la parità di trattamento a tutti. Certo, questo problema è meno sentito dal volontariato per ovvie ragioni, perché il volontariato, voi sapete, qui siamo in casa del volontariato, ha una missione specifica, che è quella della diffusione e della pratica del principio del dono. E quindi è chiaro che io sto parlando di quelle altre espressioni del mondo di cui stiamo parlando che per realizzare progetti hanno bisogno di soldi, anche a volte in misura piuttosto consistente. Ecco allora questa terza sfida che non può essere. Infine, quello che occorre affrontare, e questo è un problema più di breve termine, è la implementazione della legge di riforma organica del terzo settore approvata nel maggio scorso dal nostro Parlamento. Il Parlamento ha approvato la legge qua, adesso devono essere stesi e scritti i decreti attuativi, che avranno la forma di decreti legislativi. Ora, bisogna vigilare perché, come si dice in gergo, uscita dalla porta non si entri dalla finestra certe tentazioni di un certo tipo. A che cosa faccio riferimento? Al fatto che il prossimo decreto legislativo, il primo comunque che verrà emanato, riguarderà la disciplina dell'impresa sociale, poi il secondo riguarderà il servizio civile universale, il terzo riguarderà il volontariato, in particolare la questione dei centri di servizio e dei COGE, degli ex COGE, comitati di gestione su base regionale, poi via via gli altri, e anche le fondazioni e così via. Qual è allora qui il punto? Il punto è che bisogna vigilare perché nella stesura di questi decreti legislativi non entrino in maniera surrettizia, capite, quelle forme che tendono a creare fenomeni di crowding out, si dice in inglese, cioè di spiazzamento. E il rischio c'è, io sono sicuro che non si realizzerà, perché
per natura sono ottimista, quindi questa è la mia colpa. Però razionalmente devo dire che il rischio cioè che le norme di questi decreti legislativi prendono una forma tale da favorire i grossi pesci che mangiano i pesci piccoli. Allora capite che questo sarebbe un bel pasticcio. Cioè noi, vedete, è collegato a quanto dicevo, non possiamo applicare a questo mondo la logica che si applica al mercato in senso tradizionale, in cui la grande banca si compra e si mangia la piccola banca. Dice, poi dopo tiene lei gli stessi sportelli, eccetera. Lì ci sarebbe da fare un altro discorso, ma non abbiamo il tempo. Ma in questo mondo non è così, perché la piccola organizzazione di terzo settore non può essere solo valutata rispetto alle cosiddette economie di scala. Sapete l'economia di scala, no? Il grande, bello, no, vero niente. Perché il compito di queste organizzazioni è di essere presenti sul territorio e di creare capitale sociale. E capitale sociale tu non lo crei con l'economia di scala. Quindi se questi decreti prendessero la forma per cui alla fine certe organizzazioni di grandi dimensioni spiazzano quelle piccole, perché per essere banali, voi volete gestire un asilo, cioè, non preoccupate, lo gestisco io. Io ho un ramo d'azienda e li faccio gestire, poi ne faccio gestire 50 gli asili nido e così io realizzo economie di scale, abbattimento quindi dei costi, eccetera, eccetera. Questo sarebbe un disastro. Questo sì che è un rischio mortale, perché ci farebbe tornare indietro. E altro che poi economia civile, cioè, si vivrebbe a... sarebbe un paradosso, no? Si fa una riforma organica, che è una buona riforma, quella del maggio scorso, è una buona riforma, è la prima del genere dopo 70 anni, dal dopoguerra non era mai stata fatta una riforma organica, erano state fatte leggi di settore, volontariato, cooperativa sociale, APS, eccetera, ma la prima, soprattutto, una riforma che cambia il libro primo, titolo secondo del codice civile, quindi è buona, ma se come spesso accade, nel momento in cui traduciamo quella riforma in provvedimenti concreti, sì, per poca attenzione da parte di chi? Del nostro mondo, accade che qualcuno ci mette lo zampino per portare la legislazione nella direzione indicata, sarebbe un pasticcio. E allora dobbiamo vigilare, battere i pugni se necessario, usare quella che Hirschman chiamava la voice vuol dire la protesta, sempre civile, ci sono i media, eccetera, per evitare che questo, perché qualche piccolo, voi lo sapete, che nei confronti del volontariato, prima che venisse approvata a maggio, all'inizio di maggio, alla fine di aprile scorso, c'era stato alla Camera un tentativo sostanzialmente di cancellare il volontariato, di fatto, non a parole, ma di fatto, perché si diceva che i soldi delle fondazioni ex bancarie potevano essere distribuiti su tutti, volontariato, cooperative sociali, imprese sociali. Ora, siccome questi soldi più di tanto non sono, se ne è andata a spalmare su tutti, qui al volontariato arrivavano le briciole. Lì si è bloccato perché è partita subito una raffica di proteste, di lettere ai giornali, di articoli sui giornali, interviste in televisione, e ovvio a quel punto chi aveva proposto questo alla Camera dei Deputati ha dovuto far marcia indietro, questo si capisce facilmente. Questo per dire che quando si è vigili e si usa l'opzione voice è possibile ottenerlo. Non è vero che siamo deterministicamente mobilitati o mossi da quello che da coloro che occupano i livelli alti, e quelli che occupano i livelli alti vanno sensibilizzati, perché forse qualche volta questo avviene anche in buona fede, io non lo posso negare, non posso giudicare la coscienza delle persone, eccetera. Ecco, allora capite, queste sfide oggi devono essere raccolte, e quindi la prima riguarda soprattutto la dimensione culturale e riguarda il mondo di tutti, ma in particolare dell'università, bisogna alzare il livello. Perché sennò i soggetti di questo nostro mondo non escono dal complesso di inferiorità. Ve lo dico io perché lo vedo con i miei occhi. Quando ci si trova attorno a un tavolo il rappresentante del volontariato, delle cooperative sociali o delle grandi imprese for profit, eccetera, questi sono intimoriti.
E io dico, ma perché siete intimoriti? Di che cosa avete paura? Dico, ma come mai? E qual è il modo per vincere il timore? Alzare il livello culturale. E dico sempre, cominciate a parlare con i caratteri maiuscoli, come si diceva nella mia terra una volta. Cioè, cominciate a parlare, come dire, in maniera alta. Vedrete subito che le cose cambiano, da così a così. Perché quando si dà degli ignoranti, si fa capire che quelli là sono degli ignoranti, allora smettono con la loro arroganza. Questa è l'arma di difesa che questo nostro mondo ha, ed è un'arma potentissima, credete. Perché di fronte alla cultura non c'è interesse che tenga. Lo diceva anche Keynes, quando diceva sembra che siano gli interessi a vincere, ma il corso della storia è tracciato dalle idee. Cioè da chi è capace di generare e di produrre idee. Quindi questo è un impegno veramente tremendo. Secondo, l'ho ricordato, trovare forme concrete di applicazione della sussidiarietà circolare, cioè rapporti con la pubblica amministrazione e questi soggetti. Il terzo, quello della finanza. Quarto, questo quarto è di breve termine, perché voi sapete che entro il maggio prossimo tutti i decreti legislativi devono essere emanati, quelli in applicazione della legge di riforma. Quindi abbiamo ancora dei mesi. Vigilate di più, trovate il modo di organizzarvi, non solo voi di Terni, ma con altre a livello ad esempio regionale, che è molto più facile, per fare in modo che quando circoleranno le prime bozze, perché una volta approvato è approvato, ma prima che venga approvato, quando circoleranno le prime bozze di questi decreti, se voi ritenete che ci siano delle cose che non vanno, facciate sentire la vostra voce, una voce convinta, ma soprattutto motivata da passione civile notevole. Ecco allora in conclusione cosa vuol dire muoversi nella direzione di un'economia civile, che è la direzione dell'inclusione. Cioè non possiamo andare avanti con una società come l'attuale in cui generazioni di persone sono escluse. Ancora quasi il 40% dei giovani sotto i 29 anni non riescono a inserirsi. Sapete la situazione dei cinquantenni che una volta dismessi vengono lasciati a casa e non trovano più lavoro, per non parlare poi delle forme in aumento di diseguaglianze, eccetera. È civile un paese così? Ecco perché parlare di civile è importante, ricordando che l'aggettivo civile rinvia al sostantivo civitas. E voi sapete che differenza c'è tra la civitas e la urbis. La civitas è la città delle anime, la urbis è la città delle pietre. Questo i latini ce l'hanno insegnato, noi l'abbiamo dimenticato. Dire che è una città delle anime vuol dire che nella civitas non c'è soltanto il momento, il dato materiale che ci vuole peraltro, ma ci vuole qualcosa di molto di più, che noi chiamiamo la dignità che si deve ad ogni persona solo perché è persona, anche se ha gli occhi brutti o il naso storto e così via. E per concludere, vorrei concludere con tre righe che vi leggo, me lo sono scritte qua, di un libro fondamentale, che è quello di Alexis de Tocqueville. Il libro si chiama Democrazia in America. Sapete la storia di Tocqueville, francese. Il libro viene pubblicato nel 1835. Lui era figlio di suo padre. Suo padre aveva fatto la Rivoluzione francese. E dopo la Rivoluzione francese, negli anni del terrore, Robespierre cosa gli fa? Gli taglia la testa. Sapete cos'è la ghigliottina? Eh? È un arnese che ha funzionato molto. È a lungo nella Francia, che tutti dicono civili. I primi a eliminare la pena di morte sono stati noi italiani. Bisogna sempre ricordarsi di queste cose. L'abbiamo eliminata già nel 1785, il Granduca di Toscana Leopoldo fu il primo e dopo a seguire gli altri. Ebbene, questo Alexis, il figlio che aveva ventenne, va in crisi. Dice, ma come? Mio padre ha fatto la Rivoluzione francese, il nome della liberté, égalité, fraternité, le tre parole chiave, e per ricompensa gli tagliano la testa. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. E va in America, passa due o tre anni, e al ritorno scrive questo libro intitolato Democrazia in America, dove racconta come quella società era organizzata e funzionava. E le tre righe che vi leggo sono queste. Le trovo io di una
straordinaria rilevanza e soprattutto importanza per i nostri giorni. Cito: il dispotismo vede nella separazione tra gli uomini la garanzia della sua permanenza. Il despota facilmente perdona i suoi sottoposti per non amarlo, a condizione che essi non si amino l'un l'altro. Questo aveva capito tutto. Allora, se noi abbiamo a cuore la libertà, e cioè temiamo il dispotismo, e oggi le forme di dispotismo non è che siano scomparse, il dispotismo di allora poteva essere il totalitarismo, ma oggi le forme di dispotismo prendono diverse forme nascoste, quindi c'è ancora oggi il rischio. Allora, se vogliamo evitare il dispotismo, perché vogliamo tenere salda la nostra libertà, sappiamo quello che dobbiamo fare: amarci l'un l'altro. E amarci l'un l'altro, lui ha usato queste parole, io le ripeto, vuol dire esattamente battersi, impegnarsi per avanzare nella direzione che in questa sede, questa sera, abbiamo chiamato di un'economia civile, cioè di un'economia che tende a includere tutti, perché nessuno può essere escluso. Ovviamente saranno diverse le forme di livelli, le forme e i tipi di remunerazione, questo è evidente, ma non si può accettare l'idea che qualcuno sia trattato come uno scarto, quello che Papa Francesco chiama gli scarti umani. Guardate che lo scarto è come quando voi buttate via un pezzo di pane, quello non lo recupera più nessuno. Quindi lo scarto umano è peggiore del precario o del disoccupato, che pensa, può sperare di essere un domani. Chi è scartato per sempre. Non possiamo accettare che questo diventi una regola di vita delle nostre società. E dunque, se vogliamo eliminare queste forme di dispotismo, Tocqueville, 1835, ci ha indicato la via maestra da battere. Grazie, e vi chiedo scusa se io fra qualche minuto...